siamo tornati in via Canduglia, nei pressi della scuola elementare e materna Siani. Questa strada era invasa da topi perché, secondo i residenti... Che non lei c'è il dio. Siamo detto no, che la pianta la spazzò. Spazzò una pianta, avrei finito dopo, se non qui essere, che la stessa spazzò. E che la va, lì, che sia la segnazione che hanno fatto. Non hanno fatto niente. Capo, gli ho colpito chi sono, detto chi sono, buon è loro. E stanno a rotto il capo, ma non lo chiedo. Bene, dopo le segnalazioni qualcosa è cambiato, guardate. La caverna non c'è più, tutta l'area è stata spianata, sono stati rimossi gli alberi e riempito il vuoto dal quale uscivano i topi. Ora questa zona sembra essere avviata ad una ripresa. Certo, c'è ancora il deposito abusivo di spazzatura. C'è ancora la segnalazione fittizia di area video sorvegliata messa dai residenti per cercare di dissuadere coloro che vogliono comunque depositare rifiuti. Malgrado in questa zona sia presente una delle chiese più antiche della città, la chiesa della Madonna di Monserrato, e vi siano ancora residui delle vecchie mura di cinta della città. In alcuni punti distrutti e tamponate alla meglio. Restano comunque i rifiuti abbandonati e per quanto riguarda lo spiazzo a cui abbiamo fatto riferimento in apertura del servizio, beh, qualcosa è cambiato. Ma che cosa ne pensano i residenti? Proviamo a chiedere. Andiamo a andare. Perché non posso andare? Non tagliare non passa, non disinfettante non passa. Che mi sento qua in tutta la vita, non esco tutta la giornata, non sono andata a casa.